Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' particolare, un po' speciale per chiarire altre cose. Allora, prima di tutto, a parte ci sono state delle polemiche riguardo all'abbonamento che io avevo inserito sui video, ma fortunatamente poi è stato chiarito, quindi non c'è più nessun problema. Quello che voglio dirvi ora è come potete aiutare il canale. Io premetto. Sto pensando di toglierlo, questo abbonati, perché l'abbonati è una cosa che vi permette di aiutare il canale in tre modi: un caffè più qualcosina, insomma, 2 euro. Gli altri due non li fate. Cioè, se volete sostenere il canale potete dare un caffè, ma vi dico non fatelo. Se proprio dite, mi hai fatto scoprire il gioco della vita, ti do 2 euro, ok, ma non fatelo, vi spiego anche il perché. Più guardo altri canali, più vedo gente che dice ripetutamente, più volte, date, donate, donate, fatemi una donazione, la trovo una cosa abbastanza, la reputo abbastanza un insulto. Ci sono mille altri modi di aiutare un canale e sono i modi che vi dico ora, molto in breve. Potete aiutare il canale, prima di tutto, con i link qua sotto, quindi cliccando su, non su questo, che questa è una donazione e la toglierò. Potete cliccare qui. Aprire Instant Gaming, quindi praticamente andare direttamente qui nella pagina dove si trovano i giochi e potete acquistare un gioco e a quel punto una minima percentuale viene data al canale. 1. La seconda possibilità è quella di andare su Epic Store, quindi quando voi acquistate un gioco, in questo caso c'è scontatissimo a The Division 2, adesso io provo su Satisfactory ad esempio, quando acquistate su Satisfactory fate acquista ora, vi esce il checkout dove voi potete andare a pagare, inserire i vostri metodi di pagamento. Qua inserite questa scritta qui, che è molto semplice, c'è anche scritto sotto i video, Indie Gameplay Ita. Indie Gameplay Ita, questo. Il mio nome intero non si può scrivere in minuscolo, quindi non ci si sbaglia. Indie Gameplay Ita. A quel punto fate il vostro checkout con la selezione del pagamento. Vi acquistate il vostro gioco. Voi non spendete assolutamente nulla. Aiutate il canale anche in questo modo. Altro modo, vabbè. In realtà avevo messo anche dei link di tipo quello di Stan Gaming. Per Kinguin, per G2A, ma sono dei siti abbastanza per quanto riguarda i metodi di pagamento, un po' così. L'altra cosa che potete fare è cliccare qua su Humble Bundle. Praticamente voi potete abbonarvi ad Humble Bundle cliccando su questo referral qui. È un referral che riporta appunto il mio ID, quindi aiutate il canale. Se vi abbonate, quindi potete ogni mese ottenere. Vedete tutti questi giochi? Potete sceglierne, mi pare, 9 al mese facendo il pacchetto da 15 euro. Quindi vi piace questo, vi piace questo, vi piace questo, 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 questo. Ne prendete 9 e insomma potete andare avanti così. Io adesso ho comprato, oppure potete andare ad acquistare dei bundle apposta. Io adesso potrei andare a vedere i miei acquisti. E no, sì, ho preso il pacchetto del VR, però in pratica potrei andare a scegliere quelli del mese scorso che non ho ancora scelto e insomma andare a My Subscription che è scaduta, tra l'altro. Però vedete che i giochi di febbraio, i giochi di gennaio, ne ho scelti alcuni, me ne restano ancora 6, quindi vedete che ce ne sono un po'. Alcuni li ho anche regalati ad amici, insomma, però potevo sceglierne 9, ne ho scelti 3, me ne mancano ancora 6. Tra tutti questi giochi, tra l'altro, il Dirtarelli molto bello, questo che mi interessa molto, Grip che c'ho già, Graveyard Keeper, cioè sono giochi anche Middle-earth Shadow of War, che non è male. Quindi insomma, potete fare aiutare il canale senza spendere un euro, quindi cioè li spendete per voi, insomma, perché vi comprate i giochi che piacciono a voi, insomma. Quindi io vi chiedo di fare questo, di non abbonarvi, ma di aiutare il canale in questo modo, a referral su Epic Store quando acquistate, l'Humble Bundle se vi va di abbonarvi, cliccate sulla referral così aiutate il canale, oppure se volete acquistare un gioco e su Steam magari costa troppo, cioè sarebbe una cosa diciamo un po' laterale questa, però potete cliccare qui, in quel caso non dovete fare nient'altro, acquistate e basta. Diciamo che risulta che il canale ve l'ho, il sito ve l'ho consigliato io. Ragazzi, spero di avervi fatto cosa gradita, di avervi specificato questa cosa di come aiutare il canale senza spendere un euro, ed è quello che voglio io perché non voglio che versiate un singolo euro per me, ma potete aiutarlo in questi modi trasversali. Ragazzi, vi ringrazio, vi saluto, alla prossima, ciao ciao!